Ed eccoci sempre nel nostro studio mobile allestito qui a Calatanselmo in occasione di questo raduno delle vele d'epoca di Imperia, e siamo ora in compagnia di due campionesse, Giulia Gollero e Giulia Emmolo, qui nel nostro studio accompagnate dalle loro rispettive medaglie. Medaglie d'argento alle recentissime Olimpiadi di Rio. Intanto ragazze, benvenute. Ancora complimenti, ve l'abbiamo fatto già tante volte in questi giorni che ci hanno separato dalle Olimpiadi. Intanto siete state celebrate anche qui in occasione del raduno delle vele d'epoca, dove siete delle madrine intanto. Sì. Una responsabilità? Sì, un onore, che una responsabilità. Ringraziamo zio Lucio e per questo evento, comunque si sta ripetendo continuamente ad Imperia, che è un evento bellissimo. E celebrarlo comunque nella città in cui sei nata è una cosa veramente emozionante, quindi ringraziamo Lucio, ringraziamo tutti i cittadini, e è bellissimo. C'è stata una cerimonia in cui avete ricevuto ufficialmente dal comune una pergamena, ma soprattutto l'abbraccio della città. Sì, esatto, è stato emozionante perché comunque torni a casa e senti il calore delle persone che ti sono state vicine per tutto il percorso delle Olimpiadi, e sono persone che sai di aver fatto emozionare, quindi non puoi chiedere di più. Vi abbiamo visto tra l'altro prese d'assalto per fotografie, autografi, insomma, fa un po' effetto visto dalla vostra parte qui nella vostra città essere viste con tutta questa ammirazione dopo tutti i successi, perché al di là delle Olimpiadi, insomma, negli anni scorsi a livello nazionale e internazionale i successi non sono mancati. Sì, sì, fa sempre effetto, fa tantissimo piacere, perché dove ti giri ci sono bambini, signori che vengono, ti abbracciano e ti baciano. È bellissimo, e appunto li ringraziamo e speriamo di regalargli tante altre di queste emozioni. Vi abbiamo visto anche veliste. Insomma, avete partecipato alla prima regata già. Esatto, ieri abbiamo partecipato alla prima regata ospiti del Marigold, e è stata la prima volta per tutte e due in mare su una vela d'epoca ed è stato emozionante, strano. Bello, strano, ci hanno fatto lavorare, però è stato bello. Ci siamo divertite e abbiamo visto Imperia da una prospettiva mai vista. E particolare, cioè, è bella. Sì, 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 è bella, è bella. Come dire, la differenza che c'è tra il mare e la piscina? Immensa. Infatti, se dovessimo mai cadere in mare ci rimaniamo, perché la fobia del mare aperto per noi che siamo sempre in piscina con una linea blu sul fondo. Ecco, la domanda di chi fa piscina da una vita come voi, anche se siete giovanissimi, che differenza c'è tra, dal tuo punto di vista, la piscina e il mare? Cioè anche a nuotare, la differenza che uno ha nell'espletare i soliti movimenti, tra l'altro. Sì, sì, sì. Che differenza c'è? Una differenza abissale. C'è più paura? Perlomeno per me, so anche. Cioè la piscina è come la vostra casa, il vostro. Perché il con vostro la piscina rifugio. Sai che oltre quei 25 metri non c'è niente, non c'è nessun animale che ti può toccare. Avete paura dei polpi? In mare non si sa mai, è sempre una scommessa. Tornando al Brasile, era così imbattibile la vostra squadra avversaria? Penso che non era impossibile batterla, noi abbiamo dato tutto quello che potevamo dare in quel momento e sono state brave, l'hanno dimostrato in tutto il torneo, quindi noi gli abbiamo battuto le mani perché alla fine hanno meritato. Ma non c'è stata rassegnazione da parte vostra, avete continuato a lottare fino all'ultimo o in cuor vostro eravate convinte che era impossibile vincere questa cosa? Su, quando sei sotto di 6-7 gol ti rendi conto che è difficile recuperare una partita, soprattutto perché giochi contro squadre che è a un livello dove non ti permettono un minimo errore perché ti castigano. Certo. E noi abbiamo continuato a giocare, a fare il nostro gioco fino all'ultimo secondo, e quello è già molto importante. E poi è finita la. Di solito c'è un momento nella partita in cui uno o abbandona oppure pensa di potercela fare. A voi cos'è successo delle due cose? Noi ci siamo resi conto che era molto difficile vincere e, ripeto, abbandonare no, perché si lotta fino alla fine sempre, a prescindere. E la stessa cosa l'hanno fatta loro, anche se tu sei sopra di tanti gol non sarebbe rispettoso per gli avversari smettere di giocare.